Allerta meteo massima in Liguria fino alle 6 di domattina per piogge di forte intensità. L'unica zona che resta a livello 1 è la provincia di Imperia. Poco fa è arrivato anche l'annuncio del rinvio della partita di calcio Sampdoria-Bologna prevista per oggi. Rinviati anche altri appuntamenti sportivi e culturali previsti nel capoluogo Ligure. Noi ci colleghiamo in diretta con Camogli, dove era in corso il Festival della Comunicazione. Ci aggiorna in diretta Luca Di Francesco Antonio. Luca, qual è la situazione? Buongiorno, allerta 2, la massima, la più pericolosa fino alle 6 di domani mattina. Finora ci sono stati allagamenti soprattutto sul ponente genovese tra Pegli e Arenzano e qualche smottamento nelle valli interne del Savonese. Qui a Camogli è stato un fuggi-fuggi generale da questa mattina, sono saltate tutte le conferenze, da quella del geologo Mario Tozzi alla Lectio Magistralis di Umberto Eco, dal Cenobio dei Dogi, dove ci troviamo sono scappati tutti gli ospiti del festival che chiedevano informazioni su treni e aerei, che comunque sono in servizio regolarmente. Il comune di Genova, dove lavorano da ore i centri operativi della protezione civile, ha spedito 78.000 sms di avviso alla cittadinanza con l'invito alla prudenza. Ha annullato anche l'incontro con la segretaria nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, alla festa dell'Unità. Tutto lo sport è stato rinviato, anche la partita di calcio Sampdoria-Bologna. Ricordiamo che lo stadio Luigi Ferraris si trova sulla confluenza del torrente Bisagno con il Ferreggiano, il torrente che nell'alluvione tragica del 2011 provocò 6 vittime. Linea allo studio. Grazie a te Luca Di Francesco Antonio, ci collegheremo con te più avanti. Noi...